Immaginate di ricevere un messaggio inaspettato sul vostro smartphone. Proviene da un numero sconosciuto, ma il contenuto attira la vostra attenzione. Mamma, ho rotto il telefono. Questo è il mio nuovo numero. Mandami un messaggio su WhatsApp. È solo l'inizio di un tentativo di truffa che negli ultimi mesi ha prodotto molte vittime. Vediamo insieme come si caratterizza e come possiamo difenderci. Giordana è una donna matura, con figli già grandi. Riceve il messaggio da un numero sconosciuto. Proviene apparentemente da suo figlio Mirko, che avrebbe rotto il suo smartphone e perso tutti i suoi contatti. Per questo chiede di essere contattato su un nuovo numero, meglio su WhatsApp. Aggiunge anche un link per facilitare l'operazione. Preoccupata, Giordana clicca sul link immediatamente e inizia così una conversazione che sembra autentica. Dopo pochi scambi, arriva una richiesta di denaro per una presunta emergenza. Per Giordana si tratta di suo figlio. Non ci pensa più di tanto e invia il denaro seguendo le istruzioni. I soldi finiranno su una carta prepagata e la truffa ai danni di Giordana si sarà consumata. Il meccanismo truffaldino è semplice ma efficace. Una volta instaurata la comunicazione, gli impostori richiedono del denaro per risolvere una situazione urgente. L'acquisto di un nuovo telefono, una bolletta da pagare, il pagamento urgente delle tasse universitarie. Il truffatore, impersonando il figlio o la figlia, promette anche di restituire i soldi appena avrà ripreso il controllo del vecchio numero di telefono e quindi dell'applicazione bancaria. La chiave del successo di queste truffe risiede nella manipolazione psicologica. I truffatori sfruttano l'emotività e il senso di responsabilità dei genitori, facendo leva sulla paura e sull'urgenza, due potenti fattori che possono far agire le persone senza riflettere. Spesso utilizzano frasi brevi e dirette per innescare una risposta immediata. A volte riciclano informazioni che lo stesso genitore fornisce involontariamente, così da rendere ancora più credibile la loro posizione. Basterebbe un momento di riflessione razionale per rendersi conto dell'assurdità della storia e della richiesta, ma il senso di pressione serve proprio a evitarlo. Fortunatamente esistono delle pratiche difensive che possiamo adottare per proteggerci. La prima è la conoscenza di questo meccanismo. Già da adesso che avete appreso dell'esistenza di questa truffa, reagirete in modo più controllato di fronte a un SMS di questo tipo. Come dire, se lo conosci, lo eviti. Ma se l'ansia vi assale ugualmente, invece di cliccare sul link ed entrare in contatto con il truffatore, verificate l'autenticità della storia, contattando vostro figlio o vostra figlia al numero originale di cui siete già in possesso. Al 99% vi risponderà e vi rassicurerà sulle sue condizioni, visto che al suo telefono non è accaduto proprio nulla. Sempre meglio non cliccare su link sospetti, che possono anche reindirizzarvi verso siti malevoli o installare malware sul vostro dispositivo. Ricordate poi di diffidare sempre a fronte di richieste di denaro. Anche se sembrano provenire da un familiare, verificate con altri mezzi, prima di inviare soldi. Consultate le autorità. Se ricevete un messaggio sospetto, segnalatelo alle autorità preposte. In caso abbiate inavvertitamente cliccato e avviato la conversazione con il truffatore, fate una rapida verifica di identità. Fategli qualche domanda chiave a cui, a meno che non si tratti realmente di vostra figlia o vostro figlio, non potrà fornire una risposta. Ricordate però che dialogare con un truffatore richiede una certa abilità ed esperienza, perché questi malviventi sono particolarmente abili nel manipolare e farsi rivelare informazioni riservate. Questa truffa è solo una delle tante minacce che circolano oggi. In questo periodo si va particolarmente diffondendo e sono sempre di più le vittime accertate. La consapevolezza e la prudenza sono le armi migliori per proteggervi. Non lasciatevi ingannare, offrendo ai malviventi la vostra emotività, ma agite sempre con lucidità e cautela.